In quest'altra ora insieme parliamo di salute, parliamo di benessere e lo facciamo con Emotest, che è un laboratorio di analisi chimico-cliniche che ha accreditato dal Servizio Sanitario Nazionale di un livello di eccellenza, un poliambulatorio medico specialistico e tante altre cose che ovviamente adesso ci racconteranno le protagoniste di questa mattinata insieme, poiché abbiamo due ostetriche, la dottoressa Silvia Fidani e la dottoressa Valeria Eusebi. Buongiorno, ben trovate. Buongiorno. Buongiorno, tutta all'unisono, che bello questa mattina. E quindi immagino che questa mattina l'argomento sarà declinato molto sull'ostetrice, quindi su tutto quello che riguarda ecco la nascita, la vita, no? Quindi chiedo subito alla dottoressa Fidani, no? Ecco, l'ambulatorio ostetrico è all'attivo ovviamente all'interno di Emotest, del laboratorio. Sì, sì. Cioè, ci vuoi raccontare, vogliamo fare una panoramica per, certo, ecco, spiegare bene come funziona? Allora, il nostro, partendo dal nostro laboratorio che si occupa da tantissimi anni di prevenzione e ricerca attraverso le analisi chimico-cliniche, abbiamo pensato negli ultimi anni di approfondire un po' l'ambiente femminile, quindi quando parliamo di ambulatorio ostetrico abbracciamo tutta la popolazione femminile a partire già dall'infanzia, quindi tutti gli esami che svolgiamo possono essere seguiti già nella primissima infanzia per passare poi all'adolescenza, al periodo fertile, alla donna in gravidanza e per non dimenticarci poi di un tasto importantissimo che è quello della donna in menopausa. Quindi tutti gli esami che svolgiamo sono rivolti ad un'ampissima fetta di popolazione che è appunto quella femminile. E il nostro laboratorio, un laboratorio principalmente costituito da un team al femminile, si è preoccupato proprio di dare un'impronta importante svolgendo anche delle giornate di prevenzione rivolte alla donna. Sappiamo che per noi donne a volte è difficile prendersi cura di se stesse, quindi trovare un momento per sé, quindi con questo nostro servizio attivo 6 giorni su 7 vogliamo dare l'opportunità anche alle donne lavoratrici di avere una certa flessibilità negli orari per poter svolgere esami di ogni tipo. Faccio un esempio, elenco. Esatto, sì. Esatto. Partendo sia dagli esami del sangue, possiamo andare a cercare un po' tutto quello che è l'interesse ormonale, quindi gli esami ormonali che generalmente vengono richiesti per problematiche ginecologiche, ma anche in caso di percorsi di procreazione medicalmente assistita. Quindi questa è una prima fetta non trascurabile. Ci sono poi tutti gli esami che possono essere svolti in regime di sistema sanitario nazionale, che sì, sono quelli in esenzione per la gravidanza, ad esempio. Sì. Quindi tutti gli esami che una donna in gravidanza dovrebbe svolgere possono essere effettuati da noi. Passiamo poi invece all'ambito ambulatoriale con quella che è la ricerca, ad esempio, dei patogeni all'interno di un tampone vaginale, cervico-vaginale. Esatto. E su questo crediamo fortemente proprio nel dare un servizio che possa andare incontro alla nostra utenza. Per questo siamo anche organizzati per essere sul territorio, a domicilio, se parliamo di donne allettate oppure di gravidanze a rischio che non possono essere trasportate al laboratorio analisi. Ah, quindi anche a domicilio. Sì, sì, assolutamente. Questo servizio. Ci siamo organizzati in questo senso proprio per poter arrivare dove purtroppo non, a volte non si può arrivare attraverso il servizio sanitario nazionale. Molto utile, molto bello. Sì. E quindi tutti i tamponi cervico-vaginali e la ricerca di patogeni che vengono svolti anche all'interno del nostro laboratorio di biologia molecolare. E poi c'è la parte della prevenzione, che forse è quella su cui spingiamo di più, attraverso ad esempio due test fondamentali che sono il Pap test più conosciuto, oggetto di screening, ma purtroppo devo annunciare che la scorsa estate questo test è stato rimarrà gratuito soltanto per una piccola fetta di popolazione tra i 25 e i 29 anni, quindi perdiamo un po' questo beneficio del Pap test ogni 3 anni e per questo abbiamo pensato che è fondamentale poter offrire il servizio
in altro modo, quindi privatamente con dei costi contenuti. Lo stesso per l'HPV test, che invece è entrato nel progetto nazionale di screening con un test gratuito ogni 5 anni. Nel nostro caso, quindi, possiamo coprire tutta quella fetta di popolazione che rimarrebbe fuori negli anni che intercorrono tra un test e l'altro. E questo nello specifico, scusi l'ignoranza ovviamente. Certo, spiego. Che cos'è? L'HPV test serve per fare la ricerca del papilloma virus umano. Ah, okay. Sappiamo che è un virus che può degenerare, cioè può portare le cellule della cervice uterina a una degenerazione cancerosa, quindi è molto importante poterlo diagnosticare in tempo. Sappiamo che esistono tantissimi tipi di papilloma virus, ma sono soltanto pochi quelli che poi hanno questo tipo di degenerazione, e è importante poterli screenare onde evitare poi una piaga come quella del tumore alla cervice uterina, che purtroppo agisce in maniera silente e a volte viene diagnosticato con troppo ritardo. E infatti qui entrate in gioco voi, perché è importantissima la prevenzione, quindi fare sempre è il nostro obiettivo, quello di anche di fornire del counseling al riguardo, quindi le donne che poi vogliono comunque approfondire, argomentare o essere consigliate nella scelta di un test piuttosto che di un altro, possono usufruire del nostro ambulatorio ostetrico attraverso appunto l'operazione di counseling, che è appunto il rapporto diretto con l'ostetrica, e attraverso questo rapporto diretto poi si può effettivamente vedere se sono necessari ulteriori approfondimenti. E mi riallaccio qui a un altro tema molto discusso, che è quello della ricerca del microbiota. Siamo partiti inizialmente con il microbiota intestinale, e questo progetto probabilmente verrà illustrato anche dalla nostra collega biologa nutrizionista, che probabilmente verrà nelle prossime volte. E questo è molto interessante. È molto interessante perché la ricerca si sta muovendo su questo tipo di approccio. Sì. Per microbiota e microbioma si intendono tutte quelle popolazioni di flora batterica che popolano il nostro organismo, e che in una situazione di stress o di patologia o comunque di una situazione che va un po' al di fuori della normalità, possono ricevere un impatto che manda tutto in una situazione di squilibrio. E è stato visto che curando il microbiota attraverso un'implementazione di fermenti adatti, specifici non quelli, a casaccio, non random, è possibile veramente intervenire su patologie di ogni tipo. E per quanto riguarda l'ambulatorio ostetrico e ginecologico, il nostro servizio si può focalizzare anche nella ricerca del microbiota endometriale, cioè all'interno della cavità uterina, per vedere se c'è una situazione che può essere favorente ad una gravidanza. Quindi è un esame che viene rivolto soprattutto alle famiglie, alle donne che stanno cercando una gravidanza. Cercando di avere un figlio, sì. Oppure la ricerca del microbiota vaginale più estesa, perché attraverso questo test possiamo andare ad intervenire su patologie croniche come le candidosi ricorrenti, le cistiti ricorrenti e tutto quello che poi veramente può impattare nella salute della donna, non solo fisica ma anche mentale. Sì, queste sono analisi che a mio avviso dovrebbero essere fatte, tutte. Esatto, cerchiamo anche di far questo intervento proprio per far conoscere i test, quindi per permettere alla popolazione di capire che non sono sole quando hanno un problema che normalmente viene un po' snobbato come qualcosa di normale, può succedere, e effettivamente però rende la vita sia di relazione che la vita anche sentimentale, se pensiamo a tutte le difficoltà nei rapporti che possono avere donne anche molto giovani, è importante appunto non sottovalutare e poter aiutare se possibile. No, dottoressa, sono perfettamente d'accordo, e anzi sono contenta che siate qua, ecco, appunto per questa occasione, un'occasione di divulgazione, un'occasione per far conoscere i servizi, ma anche sensibilizzare, come dicevamo prima, la prevenzione, ma anche ad una maggiore consapevolezza di se stesse, in questo caso, perché è proprio rivolto al
alla, insomma, alla, femminile, alla salute alla, della donna in generale. Esatto. Poi se vogliamo entrare più nello specifico della gravidanza. Esatto, esatto. Ci sono anche tanti altri servizi che forniamo, ad esempio la possibilità di poter fare anche esami per la diagnostica prenatale, quindi test non invasivi, sono semplici prelievi di sangue che dalla 10ª settimana in poi di gravidanza possono essere, diciamo, fondamentali nella ricerca di patologie anche molto importanti del feto. Mm-hmm. Parliamo di trisomie, la più famosa forse è la trisomia 21, la sindrome di Down, ma sì, questo è soltanto uno, è la punta di un iceberg infinito di patologie o malformazioni che potrebbero comunque attaccare il feto. E uh-huh, in tanti casi saperlo in maniera precoce può aiutare le donne in una scelta consapevole, ma anche nel poter decidere di continuare la gravidanza o interromperla in base a quello che la loro salute fisica e mentale può sopportare. Certo. E un'altra opportunità, una volta iniziati insomma i primi test, è quella di proporre un corso di accompagnamento alla nascita. Questo pure è molto importante, sì, no? Per aiutare, sì, soprattutto per non lasciarla sola. Sola, esatto, no. Perché poi questo corso che proponiamo da pochissimo prevede anche un incontro nel puerperio, quindi nel postparto, per poter rivedere, sì, le mamme, per poter sentire le loro esperienze, raccontarsi, creare una sorta di cerchio. È perché di è importante donne, prima, ma è importante, sì, anche e soprattutto dopo, dove veniamo veramente un po' abbandonate. Non c'è molto, purtroppo non abbiamo tante possibilità anche a livello consultoriale di poterci ritrovare nel puerperio, anche solo per parlare di come è andata l'esperienza del parto, di come è andata l'esperienza di allattamento al seno o allattamento con formula. Quindi sono esperienze che fortificano, danno comunque grinta ad altre donne che in quel momento si sentono un po' abbattute. Insomma, è un modo per far capire alla popolazione che non sono sole. Ecco, c'è questa possibilità e noi siamo disposti, ecco, a venire incontro a tante esigenze. Bello, perfetto. E poi diceva, avete anche un ambulatorio del pavimento pelvico, no? Sì, che anche quella, sì, è una zona molto importante poi da ripristinare, esatto, no? Postparto. Sì, poi questo è un argomento che effettivamente verrà poi anche approfondito. Da Valeria nella fase, ecco, successiva, perché effettivamente parliamo di benessere del pavimento pelvico a tutti, insomma, a 360 gradi. Il nostro ambulatorio viene gestito da un'altra collega ostetrica che oggi non è qui con noi, che si occupa appunto di valutazione e anche prevenzione di eventuali disfunzioni attraverso esercizi, attraverso consapevolezza soprattutto, e correzione delle abitudini che normalmente sono scorrette, quindi portano poi nel tempo a delle disfunzioni anche importanti. E è fondamentale anche questo, poterlo dire e poter far capire alle donne che non è un problema da sottovalutare, non è così diciamo normale perdere urine nel tempo, anche magari in menopausa, insomma non possiamo tenerci questi disturbi pensando che sia tutto normale, ma ecco, dobbiamo poter intervenire sapendo che ci sono dei posti, delle strutture, dei professionisti che se ne occupano sempre. Grazie all'ostetrica Silvia Fidani. Adesso invece vorrei parlare insieme all'ostetrica, appunto, dottoressa Valeria Eusebi, del Caris Flow. Che cos'è? Insomma, perché allora, queste parole inglesi, poi dopo, insomma, non c'è. Il Caris Flow è una scoperta scientifica nata dopo 4 anni di ricerche da parte di un team di ginecologi che hanno mostrato l'esigenza di trovare un rimedio non invasivo a quella all'atrofia, ovvero la secchezza vulvovaginale, che sì, è una problematica, sì, molto comune che affligge molte donne in menopausa, sia in menopausa magari naturale che in una menopausa forzata, quindi dovuta magari a terapie come chemioterapia, radioterapia. E è un trattamento assolutamente indolore e non invasivo, basato sull'utilizzo di due elementi naturali, l'ossigeno in alta concentrazione e l'acido ialuronico, che in sinergia tra loro vanno a ristabilire quello che è il benessere intimo femminile.
In che modo lo fanno? Allora, l'ossigeno va a riattivare la microcircolazione, va a migliorare e a dare più elasticità al tessuto, funge anche da battericida, va comunque è un veicolante di sostanze nutritive per le cellule, mentre l'acido ialuronico ha un forte potere idratante, quindi va a ridare plasticità, turgore e forma al tessuto, che magari dopo magari con la menopausa comunque i tessuti purtroppo vanno comunque a deteriorarsi un pochino. E soprattutto è anche utile perché l'ossigeno va anche a aiuta nella cicatrizzazione anche dei tessuti, quindi anche magari dopo un parto, dopo magari una sutura, comunque è molto utile. Proprio per tutte queste caratteristiche, non è solo rivolto a chi soffre di atrofia, ma anche a donne che soffrono di candidosi recidivanti, bruciori uretrali. Certo, perché uno se li deve tenere, non ho capito, quello che voglio dire. Esatto, queste se cose. C'è un rimedio, bene, si sappia. Prima anni fa uno se lo teneva, dico la verità, insomma la maggior parte delle donne che sentivo, che sento, insomma se lo tenevano zitte e andavano avanti. Invece adesso, grazie alla tecnologia, grazie a queste nuove scoperte, c'è la possibilità, tramite appunto questi nuovi approcci, di migliorare la propria condizione. E poi la cosa bella di questo trattamento è che è assolutamente indolore, non ha controindicazioni, non ha rischi, lo può fare chiunque, è rivolto comunque a una basta. Non ci sono controindicazioni, non c'è nulla, non bisogna avere una preparazione prima. Consistono in 5 sedute, in genere con cadenza bisettimanale. Poi ovviamente dalle varie problematiche che la paziente ha, e poi ovviamente noi facciamo sempre prima magari una consulenza gratuita per un attimo individuare il tipo di problematica che una paziente ha, e da lì si fa uno schema del trattamento, quindi magari una paziente ha bisogno di 5 sedute con cadenza bisettimanale, un'altra magari ha bisogno di 5 sedute con una cadenza settimanale, poi dipende un po' dalla tipologia di problematica che uno ha. È importante, quindi da un minimo di 5 sedute, ma poi dopo si devono ripetere poi dopo, nel tempo, dopo come 6 funziona? Mesi ci si rivede, dopo 6 mesi si vede come sta la paziente, se ha bisogno di magari una nuova seduta, le basta magari semplicemente una, oppure se magari il problema è un po' ritornato e quindi c'è bisogno di rifare il ciclo di 5 sedute, altrimenti magari la paziente sta meglio, ci si rivede dopo magari qualche mese, si richiama e si vede come sta, insomma. Ecco. Molto, 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 molto interessante sapere che ci sono questi servizi all'interno di Hemotest, analisi chimico-cliniche, un poliambulatorio specializzato, e dentro all'interno del gruppo del Centro Medico San Paolo, se non erro, vero? Sì, proprio, sì. Quindi li trovate a Monte Giorgio. Esatto. Sì, Piana di Monte Giorgio. No, bisogna essere precisi perché comune lo stesso, però Piana di Monte Giorgio, quando passate lungo la Firenze, insomma, lo trovate. Ci vediamo bene. Sì, proprio lo so, perché lì ci sono anche tante altre cose, no? Oltre questo, e sulla sinistra, venendo da Fermo. Esatto. Bene, bene. Io ringrazio veramente la dottoressa per essere intervenute. Grazie. Penso che abbiamo toccato tutti gli argomenti importanti oggi da divulgare insieme ai nostri amici di Radio FM1. Sì, sì. E comunque avremo modo di risentirci ovviamente con Hemotest. Grazie mille a Silvia Offidani, all'ostetrica Silvia Offidani e all'ostetrica Valeria Eusebi. Buona giornata. Grazie a voi.